Cari giovani, noi siamo qui oggi anzitutto per dire che la mafia può essere sconfitta. Siamo qui per rinnovare una promessa. Batteremo la mafia, la elimineremo dal corpo sociale, perché è incompatibile con la libertà e con l'umana convivenza e perché l'azione predatoria delle varie mafie ostacola lo sviluppo, impoverisce i territori, costituisce una zavorra non soltanto per il meridione, ma per tutta l'Italia. La memoria di Falcone e di Borsellino è tutt'uno con questo impegno e con questa speranza. Impegno ad affrontare insieme, con spirito di solidarietà e con un rigore nei comportamenti da applicare anzitutto a iniziare da noi stessi. Dobbiamo guardare sempre, con spirito di verità, alla realtà che ci circonda, anche quando la realtà è sgradevole. Ciò che non possiamo rinunciare è la riscossa civile. Non possiamo rinunciare. Non potete, ragazzi, rinunciare ad essere costruttori di una società migliore, la quale passa inevitabilmente per la larga partecipazione del nostro popolo, per la possibilità che le sue molteplici energie, solidali e democratiche, si possano esprimere con libertà effettiva, liberi, liberi dal condizionamento delle mafie. Dobbiamo unire sempre di più contro la mafia tutte le energie positive, e trarre il meglio da noi stessi e da chi ci sta vicino. Sconfiggere per sempre le mafie è un'impresa, appunto, alla nostra portata. Ma per raggiungere questo traguardo è necessario un salto in avanti che dobbiamo compiere come collettività.